Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un'altra combo testing. Oggi testiamo Glide Ragnarok 2S Atomic. Vi ricordo come sempre, se volete farmi testare la vostra combo, basta che mi scrivete sotto nei commenti oppure su Telegram. Diamo una piccola occhiata alla combo. Allora, diciamo che dovrei un attimo testarla per capire, però allora, l'Atomic in rotazione opposta purtroppo non va bene. Eppure abbastanza rischiosa con l'attacco perché non ha un buon grip sul terreno. E una cosa di cui ho paura. Avete sentito? Non si sentono i click. E questa cosa mi preoccupa un casino. Iniziamo a testarla. Prima contro un bay di rotazione opposta. È un pareggio? È un pareggio? Non ci credo. Perché non riesco a fare un soft launch? Un altro pareggio. Non sto capendo. Non sto capendo. Sto cercando di fare dei soft launch e non capisco perché mi parta Master sempre così. Questa volta Master. Allora, non mi aspettavo che facesse dei pareggi, però come avete visto comunque non ha vinto. Proviamo su stessa rotazione contro Ward. Allora, se vince contro Ward, potrebbe anche avere senso giocare sta combo. No, è troppo leggero. Nada. Ultimo lancio.
vinto una volta. Allora, diciamo che mi aspettavo qualcosa di più su stessa rotazione. In rotazione opposta pareggiava, però era abbastanza situazionale. Su stessa rotazione mi aspettavo qualcosa di più perché l'Atomic su stessa rotazione è molto forte, però in generale la combo è un po' leggerina, diciamo. Proviamo contro Rage e basta. Almeno l'attacco riesce a stopparlo. Allora, mi aspettavo qualcosa di più su stessa rotazione, non mi aspettavo che stoppasse l'attacco e non mi aspettavo che pareggiasse in rotazione opposta, però in generale è molto gne la combo. Di solito le combo di stamina e difesa fanno molto di più. Questa purtroppo non la consiglierei di giocarla. E niente, ci vediamo in un prossimo video. Non riesco a mettere il flash, quindi ciao.